La registrazione dell'opera Ommia per violino e orchestra di Giovan Battista Viotti è sicuramente un'opera colossale. È composta da 32 concerti e un svariato numero di Konzertstück. Giovan Battista Viotti è sicuramente un tassello mancante nella storia della musica. Basti pensare che dai concerti di Tartini passiamo direttamente ai concerti di Paganini. E proprio in mezzo si inserisce tutta l'opera viottiana, che è veramente l'evoluzione violinistica. Fu l'artefice dell'arco moderno, che fu progettato insieme a Tourte, che era questo grande archettaio francese, tra il 1780 e il 1790. E la creazione di questo arco, che cambia notevolmente dall'arco che era chiamato arco proprio perché ricordava l'arco da caccia, ha cambiato in modo incredibile il modo di suonare. Grande importanza sono i ritrovamenti e quindi le prime registrazioni mondiali assolute. Infatti ogni concerto ha la sua cadenza scritta da Viotti e che verrà eseguita nella registrazione. E sono dei ritrovamenti molto importanti perché intanto ci danno la vera e propria arte di Viotti proprio dal punto di vista violinistico, perché sono delle partiture virtuosistiche che mettono in luce la bravura dell'esecutore. E sono anche importanti perché furono scritte sia come cadenze di concerti, si intitolano Souvenir de Violon, che però potevano essere eseguiti anche come capriccio per violino solo. Ogni suo concerto ha delle novità e la sua grande particolarità è proprio quella della cantabilità, che la potremo vedere nella bellissima pagina della meditazione in preghiera oppure in tutti gli adagi, e lo stesso nei concerti. Basti pensare che noi adesso nel primo disco abbiamo iniziato col concerto 22, che è forse il più celebre, ma si può notare una grandissima influenza di Viotti, che andrà poi nei compositori come Mendelssohn, queste grandi frasi, questo grande lirismo. Quindi pezzi da concerto, tema con variazioni, appunto ce n'è uno, tema con variazioni, che è stato scritto nel 1781 e ha una grossa novità, perché è il tema della Marsigliese. Infatti la Marsigliese, come sappiamo tutti, è stata scritta nel 1792 a Strasburgo, mentre invece questo porta la data nel suo manoscritto del 1781. E quindi fa pensare che Viotti sia stato il compositore che scrisse in realtà questo tema. Tutta l'opera verrà registrata insieme alla Camerata Ducale. L'orchestra si chiama Camerata Ducale proprio perché simpaticamente prende il nome dalla Cappella Ducale, che era l'orchestra che era nata sotto l'egida dei Savoia a Torino e dove Viotti intraprese proprio la carriera concertistica e dove fece i primi concerti. Tutta la registrazione dell'integrale dei concerti per violino e orchestra di Giovan Battista Viotti verrà registrata con questo violino, che è uno Stradivari nel 1721. E, come tutti gli Stradivari, porta il nome del proprietario più famoso. In questo caso si chiama Jean-Marie Leclerc.
Io ho avuto una passione fin da piccolo per questo autore e spero veramente che anche voi possiate amare e apprezzare quello che Viotti ha scritto e che veramente possa colmare questa grande mancanza, questa grande lacuna che fa parte della storia violinistica e musicale e valorizzare veramente il nostro patrimonio artistico.